Penso che un sogno così non ritorni mai più. Buonasera. È con grande piacere e anche con viva commozione che mi accingo a raccontarvi la storia di questo campione che era Sergio De Gregorio. Una persona dall'impatto straordinario, dalla classe straordinaria, un campione formidabile, morto giovanissimo, come sapete, a Brema. Che ha ispirato con la fine tragica e prematura avventura che è nata, cresciuta, ha avuto un periodo latente e oggi è pronta a ripartire. Questi accompagnamenti musicali ci vogliono riportare a quel periodo, agli anni 60, che sono stati anni meravigliosi, anni che un ragazzo come voi, come tanti ragazzi qui presenti, ha fatto brillare la stella del nuoto italiano. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Chi era Sergio De Gregorio? Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti. Sergio era un ragazzo pieno di entusiasmo, di vita, di capacità, mi manca lui. I think to ride, oh lady, yesterday. L'atleta più significativo, più medagliato del nuoto italiano. Aveva appena 20 anni quando purtroppo, a seguito della tragedia di Brema, ha perso la vita insieme a altri nuotatori che componevano la nazionale italiana di nuoto. E si decide di formare una nuova società intitolata a Sergio. Così è nata la De Gregorio, i genitori che anziché indirizzare e disperdere tra le varie associazioni sportive i propri figli, valutarono l'opportunità di tenerli ancora insieme sotto i colori di questa società, il nero e l'arancio, della società che stavano costituendo. Della sua breve vita il ricordo più grosso. E tutto in questo nome che io porto addosso. Nella storia del nuoto, la De Gregorio è una forza innovativa, direi clamorosa. Grazie anche al lavoro, alla inventiva di Ettore Notturni. Vivevano un grandissimo spirito di squadra. E attraverso questo la sfida personale. Mi ricordo che non avevamo un inno della De Gregorio, ma i nostri campioni avevano un inno per ciascuno di loro, che la squadra, mentre gareggiavano, cantava, e questo dava una forza enorme, enorme e distintiva rispetto a tutti gli altri. Tant'è vero che la De Gregorio ha ricoperto per anni il titolo italiano, sia maschile che femminile, di campione d'Italia a squadre. A parte i risultati storici, c'è il fatto che la De Gregorio, grazie a Notturni e alla madre di uno dei nostri nuotatori, Fabrizio Cucchetti, la famosa Rumi Cucchetti, ha inventato in Italia il nuoto sincronizzato. Eccola qui, Rumi Cucchetti, la nostra grande allenatrice di sincro. Benvenuti a voi nella nostra grande famiglia. La De Gregorio, tra l'altro, è tornata in presente con il nuoto sincronizzato. Questo deve essere il nuovo inizio dell'inizio del sincro, e quindi ci sono le medaglie che hanno vinto le nostre atlete di nuoto sincronizzato grazie alla De Gregorio e al 2C. La storia che continua, la storia. Thank you.